Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti al nostro webinar dal titolo MAIS, protezione e innovazione attraverso le esperienze di campo. Il titolo racchiude gli argomenti della serata, di questa oretta. Il webinar vi ricordo che durerà dalle 17:30 alle 18:30, poi magari potremo sforare di qualche minuto, ma cercheremo di stare nei tempi. Quindi racchiude tutto perché? Perché parleremo di difesa integrata, grazie ai nostri marchi Kimber e Diagro, che sono marchi di Viachem. Parleremo di innovazione, grazie ad Agriculus, e parleremo delle esperienze di campo, grazie al Centro di Saggio Agricola 2000. Faccio salutare i nostri relatori e poi vi do due spiegazioni tecniche su come funziona il webinar. Parto da Federica. Federica, se vuoi fare i tuoi saluti. Sì, buonasera a tutti, sono Federica Ferroni e sono la referente dell'Agriculus Academy. Perfetto, Giorgio. Buonasera, bentrovati. Io sono Giorgio Vitaloni di Agricola 2000 e mi occupo di sperimentazione in agricoltura, in particolar modo di mais. Benissimo, Andrea. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. Sono Andrea Pedrazzini, Field Marketing per il Nord Italia di Diachem, per quanto riguarda quindi i marchi Chimiberg e Diagro. Perfetto, allora vi do queste due note tecniche su GoToWebinar. Allora, io immagino che ci possa essere qualcuno che ci stia guardando e sentendo, insomma, da cellulare. Tutti voi potete fare delle domande, se siete con il cellulare, le domande potete sempre farle, in fondo al cellulare, in fondo alla schermata troverete un punto di domanda, lì potete fare le vostre domande. Le domande le vediamo solo noi organizzatori. Se siete invece collegati a un PC, in alto a destra vedrete una freccettina che in alcuni casi è arancione, in altri casi è rossa. Comunque, cliccando su questa freccettina vi si apre un rettangolino, diciamo bianco e grigio, dove trovate le domande. Trovate domande lì, potete fare le vostre domande. Sulle domande tengo a precisare una cosa, che cercheremo di rispondere in diretta, ma qualora non riuscissimo stasera, tutti voi comunque avrete una risposta, perché nei giorni a seguire, da domani in poi, vi risponderanno personalmente i tecnici, insomma, a chi insomma, rivolgete la vostra domanda. Un'altra segnalazione è in merito a, sempre dove c'è questa freccettina sotto le domande, trovate documenti. Abbiamo caricato in questa sezione 5 documenti inerenti agli argomenti della serata, quindi potete schiacciare sopra lì e scaricare i vostri documenti. Domani, da domani in poi, vi arriverà una mail a tutti quanti, tutti gli iscritti, vi arriverà una mail con la registrazione del webinar. Quindi, qualora, insomma, qualcuno di voi lo voglia rivedere, noi vi manderemo il link su cui potrete rivedere appunto il webinar. Per quanto riguarda gli agronomi, siccome questo webinar dà diritto a ricevere dei crediti da parte dell'Ordine degli Agronomi, quando vi siete iscritti vi è stato chiesto il numero di iscrizione e anche l'ordine di appartenenza. Sarà nostra premura inviare l'elenco di tutti gli iscritti all'Ordine degli Agronomi, i quali poi vi accrediteranno appunto i crediti. In ogni caso, tengo a precisare che sempre da domani vi arriverà un attestato di partecipazione. In base al nome di iscrizione che avete messo, riceverete un attestato di partecipazione. Bene, io credo di avere detto tutto per quanto riguarda la parte, insomma, tecnica del webinar. Darei il via alla prima presentazione, quindi cedo la parola a Federica. Ok. Vi auguro buon webinar. Perfetto, grazie Milena. Dovreste vedere tutti la mia presentazione, giusto?
La vediamo. Perfetto. Una rapida presentazione su Agriculus e la nostra Academy. Quest'ultima ha l'obiettivo di formare agronomi, periti agrari e agrotecnici che vogliono ottimizzare le pratiche agronomiche integrando a competenze specialistiche strumenti innovativi. Agriculus è un'azienda che opera nel campo della smart farming, è nata nel 2017 a Perugia, vuole sviluppare e supportare le aziende agricole, le organizzazioni e i professionisti del settore nel semplificare e valorizzare il lavoro in campo, utilizzando le tecnologie innovative di raccolta e analisi dati. In realtà il lavoro inizia molti anni prima, grazie all'azienda madre Tindev che sviluppa software RegiS, e uno spin-off del Sant'Anna di Pisa, Edit. Grazie alla disponibilità della piattaforma in 6 lingue alla versione gratuita, abbiamo già raggiunto 61 nazioni e la nostra Academy ha già formato più di 1.500 professionisti. Scusatemi. Il grande vantaggio è quello di avere molteplici tecnologie in un'unica piattaforma. Prima e fra tutti la possibilità di mappare i propri appezzamenti e quindi inserire tutte le informazioni in modo geolocalizzato. L'elaborazione di immagini satellitari su cui calcoliamo indici di vegetazione per valutare anche in remoto lo stato di vigoria e di salute della coltura. Modelli previsionali per stimare e valutare l'accrescimento e l'insorgenza di fitopatie, insetti dannosi o stress idrici e nutrizionali, e infine un supporto alle decisioni che permette di agire tempestivamente con i giusti input, oltre a tutto il collegamento con i sensori posti in campo. Al centro del sistema viene posto il campo e quindi la gestione agronomica. L'obiettivo è quello di ottimizzare la produttività, migliorare la gestione delle colture e ridurre i costi e l'impatto ambientale. I tre pilastri della piattaforma sono quelli del controllo, possibile grazie ai numerosi dati che vengono elaborati o inseriti dall'utente. La parte di previsione, grazie alla consultazione dei modelli previsionali, per scegliere, diciamo, la migliore fra le alternative e individuare le operazioni da eseguire in modo tempestivo. Cambia quindi il processo decisionale perché non più unicamente basato sulle proprie esperienze e sensazioni, ma su dati reali e concreti. Andiamo ora a vedere nel dettaglio gli strumenti Agritech a disposizione del MAIS e quindi le funzionalità di MAIS DSS. Nel caso del MAIS, l'obiettivo è quello di ottimizzare i trattamenti, tutti gli interventi di rilievo in campo e le operazioni di irrigazione e fertilizzazione. Per farlo esistono, diversi strumenti a disposizione. Andiamo a vedere, primo fra tutti, l'utilizzo degli indici di vegetazione nel caso del MAIS. Il grande vantaggio è quello di avere informazioni a cadenze regolari di 3-5 giorni sulle condizioni di vigoria e salute della coltura. In una prima fase, l'obiettivo è quello di valutare l'accrescimento della coltura e quindi individuare tempestivamente le aree più critiche per andare in campo a valutare effettivamente le condizioni. Successivamente c'è la possibilità di utilizzare gli indici di vigoria per valutare l'accrescimento della coltura e l'insorgenza di problematiche. Nell'immagine che vediamo nel dettaglio possiamo vedere proprio le aree dove è stata eseguita l'irrigazione e questo permette di capire se ci sono stress idrici in campo o se è stato riscontrato un problema, ad esempio, con l'impianto di irrigazione. Nelle fasi finali, la valutazione degli indici di vegetazione permette di individuare la maturazione della coltura e quindi se ci sono differenze fra le aree del campo per pensare anche ad una raccolta scalare nei vari appezzamenti. Infine, nelle ultime immagini vediamo il confronto nelle aree in cui l'operazione di raccolta è già stata effettuata. Andiamo ora a vedere i modelli generici, quindi quelli che riguardano la fenologia, l'irrigazione e la fertilizzazione.
Il modello di fenologia usa un sistema di calcolo dei gradi giorno basato sulla rilevazione delle temperature medie orarie. È infatti indispensabile e fondamentale avere nei pressi degli appezzamenti una stazione meteo che fornisca queste informazioni. Si tengono in considerazione le soglie termiche della pianta per stimare le varie fasi di sviluppo. Questo modello è di fondamentale importanza perché va ad influenzare tutti i modelli di difesa. È quindi possibile da parte dell'utente modificare ed integrare il modello attraverso le osservazioni di fenologia. È infatti l'utente ad indicare lo stadio fenologico rilevato in campo e questo dato viene integrato nel modello, che si autocorregge sulla base di queste informazioni. Il modello di irrigazione utilizza diversi parametri, primi fra tutti quelli climatici. Vengono infatti riportate nel grafico le precipitazioni, mentre gli altri parametri sono utilizzati per il calcolo dell'evapotraspirazione. Dopodiché si prendono in considerazione parametri legati al suolo per valutare, come vedete dall'immagine in nero, l'andamento del deficit. Quando questo scende sotto la soglia critica, viene lanciato un allarme consigliata la dose irrigua da apportare, così da avere un'indicazione circa la dose irrigua da utilizzare e intervenire solo quando necessario. Ovviamente vengono riportate anche le operazioni di irrigazione se inserite dall'utente. Ogni modello ha poi una parte previsionale che è di 7 giorni. Il modello di fertilizzazione usa diversi set di dati per calcolare il fabbisogno totale di azoto, fosforo e potassio, fornendo un grafico per ogni elemento. Anche in questo caso vengono presi in considerazione diversi parametri, tra cui quelli specifici della coltura. Infatti viene fatta una valutazione che prende in considerazione anche le rotazioni colturali. Dalla tabella potete infatti vedere tutti i valori indicati, in particolare tutti gli asporti evidenziati in rosso e tutti gli apporti considerati evidenziati invece in verde. Questo dà un'indicazione circa il totale necessario da parte della coltura, quello già distribuito attraverso le operazioni di concimazione e infine il totale da distribuire. Andiamo poi ai modelli di difesa. In questo caso i modelli riguardano 4 insetti dannosi. In particolare abbiamo il modello sulla nottua gialla. In questo caso si usa sempre un sistema di calcolo dei gradi giorno basato sulle temperature medie orarie e sulle soglie termiche specifiche dell'insetto per stimare il periodo di comparsa e la ripartizione percentuale nei vari stadi di sviluppo dell'insetto. Il modello ha quindi l'obiettivo di fornire un'indicazione circa lo stadio più presente in campo e sulla base di questa informazione fornire un livello di allarme basso, medio, alto per avvisare l'utente e attivare, confrontare quindi tutta la parte legata al monitoraggio delle trappole. Il modello della piralide del mais ha lo stesso principio, ma in questo caso vengono fornite informazioni anche legate allo stadio fenologico presente in campo e alla generazione dell'insetto, così da dare un'informazione più precisa all'utente che saprà come intervenire e con quali prodotti. Il modello della diabrotica del mais è allo stesso principio del primo che abbiamo visto e anche in questo caso l'obiettivo è dare un'indicazione circa la ripartizione nei vari stadi di sviluppo dell'insetto. In questo caso diamo diversi livelli di allarme, un rischio moderato all'inizio dello stadio uova e un rischio alto all'inizio della fase adulto.
L'ultimo modello riguarda la nottua dei seminati. Anche in questo caso, oltre a dare un'indicazione circa lo stadio di sviluppo dell'insetto, collegato allo stadio fenologico presente in campo. Quindi qui per ribadire l'importanza dell'integrazione da parte dell'utente, che una volta che andrà a inserire molteplici dati, questi saranno più precisi possibili anche nel caso dei modelli, delle allerte e quindi del supporto alle decisioni. Prima di concludere e lasciare la parola, vi ricordo la possibilità di seguirci sui nostri canali social, la possibilità di registrarsi alla versione gratuita che offre la possibilità di utilizzare alcune funzionalità limitate della piattaforma, oppure dal nostro sito fissare un appuntamento con un nostro commerciale per una demo della piattaforma. Grazie. Perfetto, grazie mille Federica. A questo punto lascio la parola ad Andrea Pedrazzini che ci parlerà della difesa, della linea della difesa integrata di mais, di appunto Chimiber e Viagro. Lascio la parola a te, Andrea, ti Sì. Ok, cedo lo schermo. intanto condivido la presentazione e ringrazio anche Federica per il suo intervento. Vedete lo schermo? Sì. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, inizio ricordando come sempre che Diachem è un'azienda al 100% italiana, un'azienda che ha ormai più di 60 anni di esperienza nel campo della formulazione e commercializzazione di prodotti fitosanitari, di mezzi tecnici per l'agricoltura, prodotti che vengono formulati presso lo stabilimento aziendale che ha sede a Caravaggio in provincia di Bergamo. Sicuramente lo stabilimento rappresenta un fiore all'occhiello dell'azienda e proprio presso il nostro stabilimento aziendale vengono formulati prodotti a marchio Chimiberg e a marchio Diagro, quindi a marchio Chimiberg prodotti quali agrofarmaci, quindi per la protezione delle colture, e Diagro che più recentemente a tutti gli effetti, a partire dal 1 gennaio 2021, è stata unificata, è stata unita in Diachem e ad oggi rappresenta il marchio che identifica i prodotti per la nutrizione delle piante. Ricordo anche un altro passaggio molto importante legato all'acquisizione da parte di Diachem di Pireco, quindi azienda olandese specializzata nella ricerca e nella produzione di biostimolanti, quindi prodotti a base di estratti vegetali, nell'ottica di poter integrare sempre di più e al meglio le soluzioni per l'agricoltura in termini sia di nutrizione che di protezione delle colture. A partire da quest'anno abbiamo realizzato infatti un unico catalogo con le linee Chimiberg e le linee Diagro, quindi Chimiberg per quanto riguarda gli agrofarmaci e Diagro per gli agronutrienti, quindi prodotti quali ferti irriganti in gel, biostimolanti, acceleratori di fotosintesi e fertilizzanti integrati. Diachem offre una linea completa anche per il mais con appunto i marchi Chimiberg e Diagro, una linea completa che comprende soluzioni, trattamenti alla semina, diserbi di pre-emergenza, post-emergenza, post-emergenza precoce, prodotti, soluzioni per il contenimento dei principali insetti in vegetazione e anche coadiuvanti. Vediamo questa linea partendo ovviamente dai trattamenti alla semina e parliamo pertanto di due soluzioni molto importanti, parliamo di Diastar Maxi e di Teflustar. Quindi parliamo di geoinsetticidi e in particolare parliamo di geoinsetticidi a duplice attività. Perché? Perché abbiamo in entrambi i formulati la sostanza attiva, il Teflutrin, quindi una molecola insetticida appartenente alla famiglia chimica dei piretroidi che presenta sicuramente una rapida azione di contatto, ma anche un'efficacia grazie all'azione in fase di vapore.
ma parliamo in particolare anche di una formulazione originale di Achem, di un granulo integrato che contiene, oltre alla sostanza attiva, anche importanti macro e micro nutrienti al suo interno, questo per poter incrementare la vigoria culturale e avere un rapido superamento delle fasi più suscettibili, più delicate per la cultura. Quindi Diastar Maxi e Teflustar contengono entrambi azoto e fosforo, manganese e zinco e ovviamente Teflutrin alla concentrazione dello 0,5 o 0,2% rispettivamente. Diciamo, per entrambi i formulati parliamo comunque di un granulo integrato, un granulo che si contraddistingue sicuramente per la presenza della sostanza attiva e in particolare nel grafico qui riportato possiamo vedere l'efficacia del formulato Diastar Maxi rappresentato da una media di 24 prove registrate in 5 anni in diversi areali, prodotto che ha dimostrato nelle varie condizioni una ottima efficacia anche rispetto ad altri standard di riferimento e un'elevata efficacia anche in condizioni di elevato attacco di diabrotica. Parliamo comunque di un granulo omogeneo in grado di rilasciare in maniera uniforme la sostanza attiva e gli elementi nutritivi contenuti al fine di poter soddisfare al meglio le esigenze di protezione e di nutrizione della pianta. Quindi abbiamo parlato di efficacia, di formulazione, ma parliamo anche di effetto starter. Parliamo di effetto starter perché all'interno del granulo abbiamo macro e micro nutrienti. Macro elementi come azoto e fosforo contenuti in adeguato rapporto 10-44, quindi abbiamo un elevato contenuto di fosforo assimilabile che risulta sicuramente fondamentale nelle prime fasi di sviluppo, quindi fonte di azoto e fosforo con ottima selettività sulla coltura e numerose prove di campo testimoniano proprio gli effetti positivi della localizzazione di azoto e fosforo sugli indici, sui parametri sia produttivi che qualitativi. All'interno del granulo abbiamo anche microelementi come manganese e zinco al 3 e 2%, quindi microelementi molto importanti al fine di prevenire le carenze, contrastare fenomeni di antagonismo, come ad esempio l'assorbimento del fosforo, e parliamo anche di microelementi molto importanti per la pianta perché sono ovviamente cofattori enzimatici coinvolti in diversi processi, in diversi biosintesi di amminoacidi, ma anche di auxine. Quindi l'apporto localizzato di azoto e fosforo, ma anche di manganese e zinco, permette proprio un vantaggio legato all'azione di effetto starter, permette un anticipo soprattutto delle prime fasi fenologiche della cultura che quindi si troverà in fioritura nel periodo di massima capacità fotosintetica, proprio in corrispondenza anche del maggior disponibilità di energia radiante che nelle nostre latitudine corrisponde alla seconda o terza decade di giugno, quindi un granulo effettivamente che combina l'azione dell'effetto starter con una comprovata efficacia della sostanza attiva. Parlando comunque di trattamenti alla semina, Diachem offre diverse soluzioni. In questo caso parliamo della linea Diagro, ma parliamo anche di un marchio storico di Diachem come Fertistar, quindi di un concime con azoto e fosforo, manganese e zinco, arricchito con acidi umici che migliorano la fertilità fisica e chimica dei suoli, migliorano l'efficienza di assorbimento dei nutrienti e l'efficienza anche idrica, andando a determinare in generale un effetto antistress della cultura grazie all'attivazione di processi metabolici della pianta. All'interno della linea Diagora, in questo particolare caso parliamo di un prodotto originale Pireco, abbiamo anche altre soluzioni, come ad esempio il formulato Performer MVEG, quindi il formulato microgranulare, costituito da una miscela di estratti vegetali che presenta prettamente un'azione dissuasiva verso le larve e gli insetti terricoli. Quindi formulato che
migliora, che performa al meglio le capacità di ripresa e di risposta alle avversità proprio grazie a un'azione di anti-feeding che va proprio a limitare la popolazione del parassita, quindi una funzione preventiva per quanto riguarda il Performer MVAG, prodotto che poi è disponibile anche nella formulazione liquida per trattamenti anche su altre culture da utilizzare in manichetta. Vediamo però anche le soluzioni Chimiberg per quanto riguarda il diserbo di preemergenza, e parliamo di Marker 2, quindi formulato, autorizzato per l'impiego sia in preemergenza che post-emergenza precoce, efficace nei confronti delle principali infestanti mono e dicotiledoni a base di mesotrione e di S-metolachlor. Quindi mesotrione che appartiene alla famiglia chimica dei trichetoni, che risulta efficace nei confronti di numerose dicotiledoni, tra cui abutilon e alcune graminacee annuali, e S-metolachlor, che invece appartiene alla famiglia chimica dei cloroacetammidi, che risulta efficace nei confronti di infestanti graminacee con prolungata azione anche in presenza di infestanti a nascita scalare o più tardiva. Inoltre, Marker 2 è compatibile con altre sostanze attive, con altri formulati commerciali, come ad esempio Clivis Duo, che è a base di terbutilazina in sospensione concentrata e pendimetalin micro incapsulato. Quindi, per il diserbo di preemergenza, proponiamo la soluzione Marker Duo e Clivis Duo, una soluzione ribattezzata Duo per Duo per un diserbo di preemergenza a trazione integrale. Trazione integrale perché abbiamo comunque una soluzione completa a quattro vie, uno spettro di azione sicuramente completo con svariati vantaggi determinati grazie al marker Duo, un'efficacia e un controllo nei confronti di abutilon e altre infestanti a nascita scalare. Abbiamo anche una costante efficacia in preemergenza anche su infestanti più difficili di contenimento, e un'azione determinata dalla presenza del Clivis Duo, volta a rafforzare ulteriormente l'efficacia nei confronti di alcune infestanti, quali poligonace, portulaca, solanum, xanthium e anche graminace. Ricordo appunto che Marker 2 è registrato sia in preemergenza che post-emergenza precoce. Per quanto riguarda il diserbo di post-emergenza, proponiamo comunque diverse soluzioni, soluzioni flessibili, adattabili e anche complete. Sicuramente in questo caso parliamo di Joker, Joker 480, formulati a base di Kanba in funzione appunto di 230 o 480 grammi litro di sostanza attiva. Parliamo di formulati attivi nei confronti di infestanti a foglia larga, con particolare valenza sulle perenni, senz'altro, con un ampio spettro d'azione e flessibilità, in quanto possiamo ovviamente utilizzarli in aggiunta ad altri formulati, come ad esempio Simun 40OD, quindi formulato a base di Nicosulfuron, 40 grammi litro di sostanza attiva, formulato in olio disperdibile, che permette di controllare infestanti graminacee annuali e anche sorghetta da seme e da rizoma. Oltre a Joker e Simun, possiamo completare lo spettro di azione utilizzando una sostanza attiva che appartiene alla famiglia chimica dei trichetoni, quindi scegliendo o mesotrione contenuto in Mysot o sulcotrione in Sulcocap. Quindi diciamo che entrambi i formulati sono attivi nei confronti delle principali infestanti dicotiledoni, con valenza sicuramente nei confronti di abutilon e ruderali, e Sulcocap che inoltre, oltre ad essere registrato in post-emergenza, è autorizzato anche in preemergenza. Qui abbiamo visto diverse soluzioni per trattamenti alla semina, per i diserbi. Vediamo un po', proseguendo nel corso della stagione, a quelle che saranno poi i contenimenti degli insetti in vegetazione. Parliamo sicuramente di Meteor, parliamo quindi di un insetticida piretroide, caratterizzato da un ampio spettro di azione, da un'elevata efficacia, e parliamo di un formulato a base di deltametrina in funzione di 15
grammi litro, una sospensione concentrata, quindi un formulato che si caratterizza proprio per un'elevata micronizzazione e anche per assenza di solventi, con sicuramente riflessi positivi in termini di classificazione CLP, di bande di rispetto, quindi di buffer zone contenute e anche riducibili a zero con l'adozione di appositi dispositivi antideriva. Meteor su mais è registrato una dose di impiego compresa tra 0,6 e 0,8 litri ettaro, abbiamo un breve intervallo di sicurezza pari a 3 giorni e in particolare in etichetta abbiamo diverse insetti che possiamo contenere. Sicuramente parliamo di piralide, di adulti di abrotica e più recentemente di popiglia japonica. Per quanto riguarda la piralide, sicuramente sappiamo che trattamento fondamentale contro la seconda generazione, bene intervenire in questo caso prima della penetrazione delle larve negli stocchi e fondamentale sicuramente il monitoraggio in campo per posizionare al meglio il trattamento con formulati piretroide. E anche in quest'ottica ci viene incontro sicuramente una soluzione come mais DSS offerta da Agriculus per poter registrare direttamente dal campo geolocalizzati i dati relativi ai monitoraggi e anche ovviamente un modello previsionale per quanto riguarda la piralide, come abbiamo visto nella presentazione precedente. Meteor ha avuto comunque un'estensione di impiego definitiva anche su popiglia japonica con decreto del 30 dicembre del 2020, quindi può essere utilizzato anche per il contenimento di questo coleottero giapponese, che in particolare situazione arreca diversi danni, come possiamo vedere da queste immagini. Per il corretto impiego del formulato consigliamo comunque di bagnare accuratamente la vegetazione trattata, intervenendo precocemente su insetti esposti, quindi non protetti da tessuti vegetali, e possiamo appunto migliorare il grado di bagnatura con l'aggiunta di un apposito coadiuvante, come ad esempio Vector. Vector è un bagnante, un coadiuvante non ionico, adatto proprio a esaltare l'effetto dei trattamenti fogliari. Parliamo di alcol isodecilico etossilato in funzione di 100 grammi litro di sostanza attiva, ma parliamo anche di un formulato che presenta sicuramente un'ampia etichetta, perché possiamo utilizzare Vector su mais, ma su tutte le colture, in abbinamento con tutti i fungicidi, quindi con tutte le famiglie chimiche dei fungicidi, con gli insetticidi piretroidi come ad esempio Meteor e anche con alcuni erbicidi come solfonilureae e ormonici, quindi ad esempio Nicosulfuron e Dicamba. Quindi con Vector riusciamo veramente a performare, a migliorare, esaltare l'effetto dei trattamenti fogliari in campo. Dunque abbiamo visto diverse soluzioni per la difesa e la nutrizione del mais, l'obiettivo ovviamente è quello di poterle integrare sempre di più. Per parlare di questo aspetto sono un po' ispirato a un grafico che abitualmente viene utilizzato per rappresentare l'efficacia dei diserbi, ovviamente un po' riadattato, in cui all'interno, al centro per importanza abbiamo posto il ruolo del tecnico, dell'agronomo, dell'agricoltore, che sempre di più deve essere supportato da prodotti quali geoinsetticidi a duplice attività come Diastarmaxi e Teflustar, erbicidi di pre e post emergenza, quindi abbiamo visto Marker Duo, Clivis Duo, ma anche Joker e altre soluzioni, insetticidi quali Meteor e coadiuvanti come ad esempio il Vector. Ruolo del tecnico che deve essere supportato anche da agronutrienti, quindi biostimolanti, fertilizzanti e prodotti speciali. Abbiamo citato ovviamente alcuni formulati della linea di Agro, in particolare Fertistar e Performer, e parlando di Agro e di Chimiber abbiamo ovviamente parlato di una realtà aziendale come Diachem, quindi un'azienda che ha sicuramente un know-how molto importante in termini formulativi, con l'obiettivo di ottenere sempre soluzioni, innovazioni industriali, anche grazie a nuovi progetti, a nuove partnership, come ad esempio la più recente con la startup
Nanomnia nell'ottica di ottenere dei formulati microincapsulati organici e quindi avere dei formulati sempre più efficaci, sempre più efficienti nei trattamenti, con un'ottica di sostenibilità ambientale, in questo caso andando a ridurre l'apporto di microplastiche nell'ambiente. Ovviamente, dicevamo, il ruolo del tecnico, dell'agricoltore, che deve essere supportato anche dall'agricoltura di precisione, dai DSS, quindi da tutti quegli strumenti di supporto alle decisioni rappresentate, ad esempio, da Agriculus, quindi dalla piattaforma MAIS DSS, quindi una piattaforma completa per la gestione dell'azienda agricola. E poi parliamo sicuramente di sperimentazione con esempio il ruolo dei centri di saggio come Agricola 2000 e delle esperienze di campo. In quest'ottica da quest'anno abbiamo inaugurato un campo prove, un campo sperimentale che si trova proprio nelle immediate vicinanze e adiacenze dei nostri uffici qui a Caravaggio. Parlando ovviamente del progetto di Achem Agriculus, possiamo dire che è un progetto partito ormai da diversi anni, partito ufficialmente nel 2018, che ha coinvolto da nord a sud Italia diverse figure, agricoltori, consulenti agronomi, aziende agricole, ma anche cooperative, istituti e fondazioni di ricerca, nell'ottica di poter creare una sinergia tra le diverse esperienze e competenze aziendali. Agriculus, come abbiamo visto in precedenza, per quanto riguarda la piattaforma MAIS DSS, le piattaforme comunque dedicate alle singole colture con i DSS, le previsioni meteo, le mappature dei campi e tutte le funzionalità che offre la piattaforma. Diachem, per quanto riguarda invece la conoscenza, il know-how dei mezzi tecnici, quindi di agrofarmaci e agronutrienti, fornendo un database ovviamente specializzato per la cultura, ma anche un supporto tecnico volto a creare un continuo coordinamento con i tecnici di campo, con l'obiettivo di ottimizzare al meglio la gestione della cultura del mais e la difesa fitosanitaria. Piattaforma che utilizzeremo tra l'altro anche quest'anno nel nostro nuovo campo sperimentale. Dunque, abbiamo visto diverse soluzioni. Per qualsiasi informazione aggiuntiva vi invito comunque a contattarci, a fare ovviamente domande nel corso del webinar. Io per ora vi ringrazio, grazie mille per l'attenzione. Ecco, grazie Andrea, qualche domanda in effetti sta già arrivando. Mi riallaccio a una delle ultime cose che hai detto, quindi al campo sperimentale, al nostro campo, e lascio quindi la parola a Giorgio, che spiega sia la sperimentazione fatta nello scorso anno, sia appunto quella in corso quest'anno. A te Giorgio. Grazie Milena, grazie a tutti i partecipanti, che ho visto che siete in molti, e iniziamo subito con la presentazione. Boh, intanto mi ripresento, sono Giorgio Vitaloni, agronomo, e da circa 20 anni mi occupo di agricoltura, ma in questi ultimi 12 anni mi sono dedicato alla ricerca, e attualmente sto collaborando con Agricola 2000. Ma vediamo un attimino chi è Agricola 2000, perché Agricola 2000 è uno dei centri di saggio italiani forse più antichi, cioè è nato nell'83 ed è al servizio della ricerca, ma non solo della ricerca, ma di tutte le società dell'agrochimica che ci consentono e ci permettono di divulgare quelle che sono i nuovi prodotti in ambito agricolo. O meglio, sperimentiamo quelli che sono i potenziali prodotti che verranno poi messi sul mercato e quindi che necessitano di un iter registrativo prima che vengano immessi sul mercato. E quindi necessitano di alcune prove per verificare che il prodotto che si sta testando, che verrà poi utilizzato in commercio, sia efficace contro un determinato target e selettivo sulla coltura che stiamo testando. Bene, abbiamo detto che parliamo di protezione ed innovazione, quindi il punto di partenza
di tutti gli agricoltori è sicuramente il seme, in quanto il seme rappresenta il punto di partenza, l'elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile ovviamente dell'agricoltura, e per questo deve essere protetto. E come deve essere protetto? Deve essere protetto attraverso una protezione, scusate, attraverso una protezione diretta o attraverso una protezione indiretta. La protezione diretta ovviamente viene chiamata concia, che consiste appunto nell'applicare sul seme agrofarmaci, fertilizzanti, biostimolanti, finalizzati ovviamente a contrastare l'azione dei patogeni. Quella indiretta viene applicata invece in prossimità del seme, e applichiamo sempre agrofarmaci, ma tutte e due, sia l'azione, la protezione diretta e la protezione indiretta, hanno come obiettivo finale quello di salvaguardare il seme e soprattutto salvaguardare anche l'ambiente a beneficio della produttività e della qualità del raccolto. Abbiamo parlato poi di innovazione, mi ha preceduto la collega Federica con Agriculus, e stiamo vedendo che sta crescendo una nuova consapevolezza sia dell'agricoltura che dell'alimentazione, che guarda proprio verso la sostenibilità sia dell'ambiente che la tutela della biodiversità. E in questo quadro le nuove tecnologie hanno un ruolo essenziale, quindi tutta la parte innovativa, quindi tutti i nuovi sistemi, e abbiamo visto come i droni hanno preso piede, come i rilievi in campo, l'NDVI, quindi tutta la parte innovativa. Ma io non voglio entrare in questo momento sulla parte dell'innovazione, perché abbiamo visto già la presentazione di Agriculus. Vediamo invece quello che abbiamo svolto nel corso dello scorso anno. Abbiamo svolto per conto di Diachem alcune prove in campo. E come vi ho detto, la ricerca è molto importante e ne prova in questo momento soprattutto il Covid. Cioè la ricerca è importante. E l'agrochimica e Diachem in questo senso sta facendo molti passi avanti, perché sta, oltre che a promuovere i propri prodotti, sperimenta anche nuovi prodotti. E l'anno scorso abbiamo sperimentato nuovi prodotti e li abbiamo confrontati con quelli che sono sul loro catalogo, quindi il Diastar e il Performer. Quindi abbiamo seminato con le nostre attrezzature parcellari delle piccole superfici di terreno, confrontando questi nuovi prodotti. Quindi abbiamo messo un seme non protetto, che noi abbiamo chiamato testimone, abbiamo quattro prodotti sperimentali che sono ancora in fase di valutazione, che sono poi stati confrontati con il Diastar Maxi e il Performer che ha elencato prima il collega Andrea. Cosa abbiamo? Li abbiamo testati sulla diabrotica. Ecco, prima di andare a vedere i dati è bene capire sia il ciclo della diabrotica sia il ciclo del mais. Perché l'approccio che noi sperimentatori abbiamo è un po' diverso rispetto a quello degli agricoltori. Cioè a noi interessa non ottenere la massima produzione, ma capire se un determinato prodotto funziona contro un determinato target e sia selettivo a proteggere la nostra coltura. Quindi noi sappiamo che il ciclo della diabrotica è un ciclo annuale che deposita le proprie uova sul terreno e sverna quindi sotto forma di uova, e il periodo di maggior pericolosità della diabrotica è quella che ha nelle funzioni della coltura a livello dell'apparato radicale, che normalmente avviene in giugno, nella prima quindicina di giugno. Quando è che ci si trova in pericolo con il mais? Si trova in pericolo quando il mais è in uno stato vegetativo tra la seconda e la sesta ottava foglia. Quindi io ho cercato di identificare in questa slide quali sono i due pericoli maggiori. Quindi questo relativo alla diabrotica e questo periodo che indicativamente è non tanto come mese, ma quanto come stadio fisiologico della coltura, che è nell'allungamento, nella formazione dei nodi. Quanto più vicini sono queste due periodi, tanto maggiore sarà il danno alla coltura. I danni, come abbiamo detto, sono relativi all'apparato radicale,
E in particolar modo si vede molto bene la differenza tra una coltura, un seme che è stato protetto, questo è l'apparato radicale di un seme protetto, e questo è l'apparato radicale di un seme che non è protetto. I danni, ovviamente a livello larvale avvengono nel sottosuolo, a livello dell'apparato radicale, creando poi la coltura cerca di riprendersi. E quindi di crea questi vengono chiamati colli d'oca, perché comunque il mais cerca di rigenerare nuove radici, quindi di rialzarsi, e ovviamente crea notevoli problemi. La protezione al seme è importante perché permette alla coltura di non essere attaccata appunto da questi insetti terricoli. Cosa abbiamo eseguito per conto di ECHEM quest'anno? Abbiamo eseguito quindi la fase di sperimentazione. La fase di sperimentazione è un processo, una fase che è all'interno di un sistema di sperimentazione, perché noi ci occupiamo da alcuni processi, che sono quello della semina, quello dei rilievi e quello della raccolta, della coltura. Ma prima di arrivare a queste tre fasi, dietro ci sono, da parte delle strutture e delle società dell'agrochimica, tutta una serie di operazioni di vaglio dei principi attivi da poter valutare. Quindi noi facciamo parte di un sistema complesso che permette di arrivare poi fino alla commercializzazione del prodotto. Sappiate che per arrivare alla commercializzazione di un prodotto normalmente ci sono circa dai 10 ai 15 anni di ricerca dietro, e noi occupiamo una fetta di mercato piccola, perché ci occupiamo degli ultimi anni. Quando il prodotto arriva a noi, in realtà noi siamo nella parte finale della ricerca, cioè testiamo quelli che sono i prodotti prima di poterli poi registrare a livello ministeriale. Ecco, noi ci occupiamo quindi dalla semina fino al raccolto del prodotto, per poi dare i risultati al committente, quindi in questo caso ad IACHEM. Abbiamo le nostre seminatrici parcellari, eseguiamo i nostri rilievi e poi, sempre con le nostre trembie parcellari, raccogliamo, per avere poi i dati per singola parcella di umidità, peso specifico, tutti i dati che servono per le valutazioni, per capire se un prodotto è stato efficiente e selettivo sulla coltura che abbiamo testato. Come abbiamo detto, abbiamo eseguito nel corso del 2020 due prove sperimentali, che sono state seminate, una nel comune di Lentate sul Seveso, che è un comune a nord di Milano, dove l'attacco di diabrotica è molto alto, ma dovuto al fatto che le pratiche agronomiche sono eseguite al minimo, nel senso, in quella zona i terreni, gli agricoltori della zona normalmente eseguono una semina e un diserbo. E poi, non avendo irrigazioni, sperano nella pioggia, come è successo l'altro anno, che hanno raggiunto delle buone produzioni, però puntano tutto in pochi passaggi, perché non hanno la possibilità di irrigare. Quindi abbiamo scelto una zona, tra virgolette, svantaggiata, quindi quella di Lentate sul Seveso, e un'altra zona, come vedremo poi in seguito, che è quella del Bresciano, dove invece è la patria del mais. In questo caso abbiamo seminato queste sette tesi, quindi un prodotto non protetto, quattro prodotti sperimentali, il Diastar Maxi e il Performer. Abbiamo seminato queste parcelle lunghe 12 metri per 3 metri, sono state seminate il 18 aprile, abbiamo fatto tutti i rilievi del caso e siamo arrivati ad avere un attacco che sul testimone ha mostrato un danno di 1,69 in una scala Iowa, che è 0,3. La scala Iowa è quella che viene utilizzata a livello internazionale per determinare il danno da diabrotica. 0,3 va a individuare 0 minor danno, 3 il danno totale.
Perché 03? Perché si è convenzionalmente utilizzato a pensare che l'apparato radicale del mais sia stato realizzato con tre, come se fossero tre anelli sovrapposti. Quindi, uno, un anello completamente mangiato, due anelli completamente mangiati, i tre anelli dell'apparato radicale completamente mangiati. Quindi un danno di 1,69 della scala Iowa è un danno molto alto. Abbiamo visto che con questa sperimentazione che è importante proteggere il seme. Perché? Perché tutti i prodotti, quelli sperimentali e soprattutto il Diastar Maxi, hanno notevolmente ridotto l'attacco alla pianta. Questo per dire che la protezione al seme è importante perché comunque sia riduce l'attacco da parte di patogeni esterni. Questo l'abbiamo rappresentato come grafico e effettivamente io vi posso dire che in una zona come le Lentate sul Seveso, dove non vengono praticate particolari pratiche agronomiche, quale la rincalzatura, iniziamo ad avere un danno economico alla soglia di 1,5. Quindi vuol dire che il Diastar Maxi, in questo caso qua, ha funzionato e quindi mi permette di non subire danni alla coltura. L'altra prova, come ho detto, l'abbiamo seminata a orzi nuovi. Anche in questo caso abbiamo seminato qualche giorno prima, il 16 aprile del 2020. Il concetto è sempre identico al precedente. Abbiamo seminato queste sette trattamenti replicati tre volte su una lunghezza ogni parcella di 12 metri per 3, quindi 4 file, e abbiamo eseguito anche in questo caso i vari rilievi. L'attacco è stato inferiore, sebbene sia stato alto, questo dovuto a una pressione differente ovviamente da un campo all'altro, però un danno comunque importante, un danno di 1,14 su una scala di 0,3, che direi importante. Qua, anche in questo caso, tutti i prodotti hanno registrato un effetto positivo contro la diabrotica, quindi l'hanno in parte ridimensionata, e anche in questo caso il Diastar Maxi ha mostrato sia come il performer, una buona efficacia. Anche i prodotti in fase di sperimentazione che andranno testati anche quest'anno e sicuramente nei prossimi anni hanno mostrato comunque dei buoni risultati. Questo è lo stesso grafico rappresentato a distogrammi e la differenza tra Lentate e orzi nuovi è che le pratiche agronomiche svolte nel Bresciano sono maggiori, quindi abbiamo la rincalzatura, l'irrigazione per scorrimento, quindi diciamo che il mais patisce sicuramente meno rispetto a una zona svantaggiata come potrebbe essere quella di Lentate, dove l'irrigazione non è possibile perché non ci sono canali, perché sono zone completamente diverse. Cosa abbiamo fatto quest'anno in più? Abbiamo fatto il campo demo. Il campo demo, come ha detto il collega Andrea, l'abbiamo realizzato proprio in casa di Diachem, su terreni di loro proprietà. Ma cos'è un campo demo? Il campo demo nasce nel 2014 da tra Agricola 2000 in collaborazione con il DISAFA dell'Università di Torino. Ed è fondamentalmente, sostanzialmente, uno strumento di divulgazione che ha l'obiettivo di mostrare quelle che sono le strategie migliori messe a confronto di diserbo, come vedremo, di diserbo pre-emergenza piuttosto che un diserbo post-emergenza. Quindi è uno strumento di divulgazione che ha l'obiettivo di rispondere a quelle che sono le esigenze degli agricoltori, ma soprattutto di trovare una strategia agronomica da adottare in funzione delle proprie esigenze. Ecco quali sono i campi demo che Agricola 2000 ha svolto dal 2014 ad oggi, che continua a svolgere. Abbiamo dei campi demo biocontrollo fungicida uva da tavola, che normalmente facciamo in Sud Italia, biocontrollo fungicida vite, che quest'anno stiamo svolgendo nell'Astigiano, erbicida vite,
erbicida mais, cereali, biostimolanti soia, sono diversi. Questo perché vogliamo, come abbiamo detto all'inizio, essere un punto di riferimento non solo per le società dell'agrochimica, ma per tutti gli enti e anche gli agricoltori. Collaboriamo con il DISAFA dell'Università di Torino, con l'Università degli Studi di Milano, con il CREA e con Agronotizie. Questo per dare maggior divulgazione di quelle che sono i risultati dei campi demo che realizziamo in tutta Italia. Questi sono alcuni esempi di campi demo. Vedete che abbiamo le diverse particelle lunghe 10-12 metri per normalmente tre file. All'interno abbiamo il cartellino che identifica il trattamento, in ogni cartellino viene identificato il prodotto che viene applicato, e questi sono alcuni esempi di campi demo. Quindi vediamo un trattamento su soia effettuato solo con erbicida e l'erbicida col biostimolante. Abbiamo usato, per riprendere innovazione, quindi con un drone e con una telecamera NDVI abbiamo fatto il volo sul campo demo, proprio individuando quelle che sono gli indici NDVI su una superficie trattata solo con erbicida, quindi questa, con una superficie trattata con erbicida e biostimolanti. La differenza è importante. Cosa abbiamo fatto quindi con Diachem quest'anno? Beh, abbiamo realizzato un campo demo personalizzato per loro, in modo tale da promuovere i loro prodotti, in modo tale che sia un campo vetrina, un campo di divulgazione dei loro prodotti, in modo tale che ognuno possa testare con mano quello che viene pubblicizzato. Ovviamente prima di seminare siamo andati a vedere quali fossero i target nel campo, perché quindi abbiamo visto che i campi sono adiacenti alla struttura che poc'anzi Andrea diceva, abbiamo verificato che abbiamo delle infestanti di sorghetta da seme e da rizoma, abbiamo della butilon, dell'amaranto e del conopodio. Abbiamo anche verificato che non sono normalmente presenti insetti terricoli. Quindi, in collaborazione con loro, si è deciso di suddividere questo appezzamento in diverse strategie di studio. Abbiamo fatto una parte con delle prove starter geo, che sono queste, dove abbiamo, visto che non c'era visto l'assenza di questi di elateri, di diabrotica, si è voluto seminare il mais per valutare l'effetto starter utilizzando il Fertistar in confronto con altre formulazioni. Una parte del campo è stata invece seminata con dei biostimolanti e fertilizzanti in combinazione con dei diserbi in post emergenza, in questo caso per verificare, valutare l'efficacia dei diserbi post emergenza in miscela con i biostimolanti, un po' come abbiamo visto prima per come in questo caso sugli erbicidi e l'utilizzo di biostimolanti, per vedere l'efficacia e l'effetto NDVI. Oltre a questo abbiamo una parte del campo, l'abbiamo seminato con delle prove di diserbo in post-emergenza, dove abbiamo delle soluzioni Kimmenberg in post-emergenza precoce e post-emergenza classico, anche in questo caso per vedere le varie differenze, che sono ovviamente in funzione anche delle condizioni climatiche, no? Perché sappiamo bene che se non piove il post emergenza ha delle difficoltà, quindi è importante vedere i vari effetti. Un'altra parte del campo l'abbiamo suddivisa con delle prove coadiuvanti con diserbo in post emergenza, quindi dei post emergenza con i coadiuvanti e il confronto tra i diversi coadiuvanti e diserbi Kimmenberg. E infine abbiamo realizzato una prova di diserbo in preemergenza con soluzioni con e senza terbutiliazina, e abbiamo confrontato alcuni prodotti, il Marker Duo, il Marker Duo più il Pendiwin, il Marker Duo più il Clivis Duo, e tutti questi prodotti sono stati messi a confronto con altri standard che sono presenti sul mercato. Quindi
Io vi invito a partecipare direttamente in campo, qualora poi le norme Covid lo permettessero, se no organizzeremo sicuramente un altro webinar con Diachem per vedere quelli che sono i risultati in campo, così come mostra la slide, che potrebbe essere poi un momento di incontro anche piacevole per vedere e toccare con mano quelli che sono le differenze tra un'applicazione e l'altra. Concludo dicendo che vi aspetto ovviamente in campo perché crediamo assolutamente che la condivisione di queste informazioni siano assolutamente fondamentali per la ricerca, per la salvaguardia dell'ambiente e per un'agricoltura sostenibile. Per questo stiamo investendo in queste risorse, in questa direzione, affinché il nostro supporto sia di massima utilità non solo per l'industria dell'agrochimica, non solo per le istituzioni, ma anche per gli agricoltori. Grazie per l'attenzione. Se volete, potete collegare e trovare tutte le informazioni del campo demo delle annate passate, dei risultati. Se volete contattarmi, questi sono i miei recapiti, la mia email e il sito di Agricola 2000. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Giorgio, niente, hai già anticipato tu la nostra volontà, insomma, di organizzare proprio la visita del nostro campo demo. Adesso vedremo, insomma, come prosegue tutto questo discorso della pandemia, ma tutti coloro che hanno partecipato e non solo saranno invitati attraverso la nostra newsletter a partecipare, appunto, qualora ce ne sarà la possibilità, ai nostri campi, in modo da poter vedere tutto quello che i nostri oggi relatori vi hanno spiegato. Stiamo sforando, quindi sono arrivate un po' di domande, ma se siete d'accordo ne faccio una a testa. Parto da Federica. E tra le tante ho scelto come funziona il monitoraggio delle trappole, Federica. Ok, allora la piattaforma MAIS DSS permette di registrare le trappole presenti in campo. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di valorizzare e semplificare la raccolta dati. E una volta geolocalizzata la trappola, c'è la possibilità con l'app mobile di segnalare tutte le catture. Da web si può poi vedere il grafico delle catture per valutare l'andamento nel corso della stagione. Questo strumento, integrato con i dati forniti dai modelli previsionali, è un sistema di supporto alle decisioni molto efficiente perché avvisa circa l'allerta e lo stadio più presente in campo a seconda delle condizioni climatiche presenti. E successivamente con il dato raccolto dal tecnico, dall'agricoltore, si possono unire le informazioni e scegliere la migliore strategia di difesa. Perfetto, grazie mille Federica. Giorgio, una domanda per te. Con la presenza di adulti importanti, è consigliabile effettuare un trattamento con il trampolo per ridurre i danni di diarrotica? Allora, per importanti bisogna intanto individuare qual è il numero. Ci sono alcune bibliografie, come numero di catture giorno, se siamo superiori a 10 è consigliabile trattare, ma molto dipende da quello che sono le strategie dell'imprenditore agricolo, ovvero cosa intende fare il prossimo anno. L'abbattimento con un trattamento fogliare con il trampolo consente un abbattimento della popolazione di adulti che va a influire su poi quello che sarà il danno sull'anno successivo, perché andremo a diminuire il numero di ovodeposizioni da parte degli adulti. Però il danno dell'annata in corso ormai è stato realizzato. Quindi molto dipende cosa vogliamo fare l'anno dopo, perché se intendiamo mettere grano sicuramente non conviene, secondo me, trattare. Se intendiamo mettere mais, allora sì, perché avremo monocoltura, eseguiremo di nuovo una semina mais su mais, che converrà sicuramente anche a seconda del numero di catture che abbiamo per giorno per trappola, eventualmente fare anche in fase di semina, una protezione del seme con geodisinfestante.
Bene, grazie per la risposta. Andrea, hai parlato durante le presentazioni, durante la tua presentazione del vector e ci fanno proprio una domanda dicendo: ma quale apporto può dare ai trattamenti il vector, questo bagnante? Ok, sì, abbiamo parlato di vector. Diciamo che da numerose prove di efficacia che sono state svolte nel corso degli anni, sia a livello registrativo, direi anche riregistrativo e da numerose esperienze di campo, possiamo dire che l'apporto di vector serve proprio per esaltare i trattamenti fogliari. Nel caso del mais è stato utilizzato sicuramente in tante prove. Miscela con erbicidi, abbiamo visto appunto ormonici, solfonilurei, quindi dicamba, abbiamo visto nicosulfuron e Vector ha permesso di performare al meglio i trattamenti anche in quelle situazioni un po' più difficili, in cui condizioni magari più difficili a livello ambientale, in cui il trattamento rischia di essere più contenuto in termini di efficacia, quindi permette proprio di esaltare il trattamento e ottimizzare il trattamento in campo. Bene, io direi ci sono altre domande, ma come ho detto all'inizio, risponderemo poi a ciascuno personalmente attraverso la mail. Io vi ricordo di seguire le nostre pagine, Facebook e LinkedIn, anche di Agricol2000 e anche di Agriculus sicuramente. Vi ricordo quindi che sarete invitati a visitare il nostro campo e a toccare con mano quello che vi abbiamo raccontato questa sera, perché durante questa giornata prevediamo insomma di invitare sia Agriculus che Agricola 2000, quindi ci conoscerete personalmente. Quindi grazie mille, faccio fare un saluto finale a voi tutti, Federica, Grazie a tutti, buona serata. Giorgio. Grazie, grazie a tutti quanti, grazie per l'invito, spero di rivedervi presto in campo. Andrea. Grazie a tutti voi, grazie a Giorgio, Federica, a te Milena e speriamo veramente di vederci presto in campo. Buona serata. Ci vediamo in campo. Buona serata a tutti. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci.